che con la collaborazione della Comunità di Sant'Egidio ha aperto le porte alla stazione centrale ai profughi, insomma un vero concorso che ci permette ancora di sostenere il flusso dei profughi. Come lei ben sa, però, i problemi che lei ha citato sono questi: i minori non accompagnati, che sono quadruplicati, il tema dell'attesa dei richiedenti asilo, e qui siamo sempre un pochino nei tempi dell'attesa, e quindi che andrebbero ovviamente un pochino abbreviati. Per il resto anch'io credo che lo SPRAR, cioè l'adesione volontaria dei comuni, permetta non solo di ridistribuire gli immigrati, ma di fare dei progetti, progetti che sono progetti appunto di impegno, di formazione, come dire, distribuzione nella cittadinanza, in modo tale che appunto il cosiddetto allarme immigrati diventi nient'altro che appunto una normale opera civile, di paesi avanzati come l'Italia. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3.2386, onorevole La Russa ed altri, sulle iniziative volte a proseguire l'azione di contrasto all'estremismo islamico, con particolare riferimento alla cooperazione con l'Egitto. Onorevole La Russa, ha un minuto. Prego. La ringrazio Presidente. In un minuto mi permetto di insistere con il Ministro degli Esteri su questa interrogazione che parte dall'ultimo decreto sulle missioni internazionali, nel corso del quale è stato votato il cosiddetto emendamento Regeni, che per rispondere a un fatto dolorosissimo, quello della morte di quella persona, di quell'italiano, si è deciso di reagire nei confronti dell'Egitto, impedendo che venissero date ancora, si continuasse a dare pezzi di ricambio agli aerei utilizzati nella lotta al terrorismo. Il ministro degli esteri egiziano ha fatto sapere che questo comporterà una conseguenza in tutti i rapporti.